Grazie, Cosimo. Ricordo ancora ai colleghi giornalisti che da che nell'area stampa a pieno terreno poi saranno disponibili i relatori. Continuano a funzionare. Luca Tagliagambe, commissario di PS, la Polizia di Stato ha un duplice ruolo, quello di operatore aereo e anche quello di sanzionatore. A te, e penso che sia un doppio ruolo difficile da gestire delle volte. Ti prego di farci capire meglio il vostro punto di vista, grazie. Buongiorno a tutti, permettetemi prima di iniziare un ringraziamento agli organizzatori perché è la prima volta che la Polizia di Stato viene chiamata a partecipare a un tavolo del genere. Ora facciamo questo gioco, io immagino che ognuno di voi in questo esatto momento penserà ci mancava altro che ci mettesse il naso la Polizia di Stato e eravamo a posto. Già prima, ora ancora peggio, no? Mi dispiace un po' in realtà che gli enti di Stato, le forze di polizia, ma anche ENAC, ENAV, siano spesso vissuti come avversari, non dico nemici, dico avversari. In realtà vorrei ricordare a tutti che noi, io parlo poi naturalmente per l'amministrazione della Polizia di Stato, siamo qui per tutelare gli interessi di tutti, la sicurezza di tutti, cioè qui è espresso, sono espressi gli interessi di un gruppo comunque ristretto della popolazione italiana, noi dobbiamo avere contezza della sicurezza di tutta la popolazione italiana. Quindi purtroppo a volte siamo chiamati anche a fare cose a volte spiacevoli, anche ad esempio sanzionare. Giusto per dirvi, lo ha accennato il dottor Barbocchetti, io e i miei colleghi che sono qui in sala, peraltro vi dico, noi saremo qui oggi e domani e saremo a vostra disposizione per darvi tutti i chiarimenti che volete. Siamo venuti apposta, siamo venuti per capire il problema, capire dove sta andando il mondo dei droni e se possibile, laddove possibile, dare anche qualche risposta. Stiamo qui per studiare. Per cercare di capire e naturalmente poi interagire anche con voi per le possibili soluzioni. Dicevo una brevissima presentazione. Io sono il direttore operativo di un reparto volo della Polizia di Stato, di quello di Firenze, l'ottavo reparto volo della Polizia di Stato. Mi occupo dell'organizzazione, della gestione dell'attività operativa, dell'addestramento e della sicurezza del volo. Sono un pilota e istruttore da più di 20 anni e sono un poliziotto da quasi 30. Oramai, quindi, come dire, tutti questi aggeggi che vedete sono in gran parte aeronautici, cioè qualcosina di quello che vola, insomma, ci capisco, insomma. Peraltro avete capito che vengo da Firenze, non tenterò nemmeno di modificare l'accento, tanto ora i fiorentini stanno andando piuttosto di moda, abbiamo il Presidente del Consiglio, quindi mi perdonerete per questo lievissimo accento toscano. Vorrei cominciare con una metafora, quella della partenza di Formula 1. Io me la immagino, il mondo dei droni in questo momento me lo immagino così. Hanno appena dato lo starter e le auto stanno accelerando. Questo è il momento più pericoloso, è il momento in cui si tenta di prendere la prima posizione ed è il momento in cui succedono gli incidenti. Poi dopo, quando le auto si saranno allungate, ognuno avrà preso la sua posizione, sarà molto più difficile. Ecco, in questo momento, il momento in cui ci si sta un po' spintonando per cercare di prendere posizioni nel mondo dei droni, che è, ovviamente lo vediamo tutti, è in accelerazione inarrestabile. In questo momento noi come Stato, come Polizia di Stato, dobbiamo vigilare sul fatto che non avvengano incidenti prima della prima curva, prima del fatto che le auto si siano allungate. Il motivo poi in particolare per cui siamo qui è intanto, ve l'ho già detto, è normale che una moderna forza di polizia vada ad occuparsi, vada a capire in prima persona di che cosa sta succedendo, non lo possiamo vedere dall'esterno, ci dobbiamo andare dentro al problema per cercare di capirlo e per dare risposte. Un altro dei motivi importanti è che la Polizia di Stato, ma come tutte le forze di polizia, lo accennava un relatore che mi ha preceduto, è che naturalmente ci stiamo guardando intorno perché noi saremo
penso abbastanza presto, dei grossi utilizzatori di Sabre. Ora, qui so che vi piace di più il termine droni, userò il termine droni. Saremo dei grandi utilizzatori di droni. È ovvio che un moderno settore aereo della Polizia di Stato che io rappresento nel 2014 si dovrà affrancare un po' dal principio per cui si devono usare solo gli elicotteri. Noi abbiamo una flotta di 85 elicotteri, in questo momento 86 elicotteri, se non ricordo male. Beh, insomma, naturalmente in tempi di spending review noi dovremmo, come dire, differenziare l'attività. Ci saranno sicuramente i droni, andranno sicuramente in un domani abbastanza prossimo a sostituire alcune delle attività che facciamo con gli aeromobili convenzionali. In altre lo affiancheranno gli elicotteri. Io, la mia idea di il servizio aereo moderno di una forza di polizia è quello in cui coesisteranno sia gli aeromobili convenzionali sia i droni di diverse tipologie e misure. Poi magari se qualcuno vuole un chiarimento su questa affermazione glielo darò dopo. È evidente che un drone di 149 kg che noi useremo ad esempio sullo stadio dovrà essere gestito in maniera diversa invece dal drone di 2 kg che sarà nel bagagliaio di ogni volante e dovrà il percorso dei piloti, dei manutentori, degli operatori dovrà essere ovviamente molto diverso. Quindi noi vediamo un'integrazione a diversi livelli del mondo dei droni con una moderna forza di polizia. E veniamo alle note dolenti, purtroppo il terzo. Volevo dire, tra l'altro, l'avvento dei droni creerà anche delle nuove figure operative. Cioè, oggi, se la nostra volante arriva, il dottor Torre lo ha già accennato, arriva su un'operazione critica in cui c'è ad esempio una rissa al di là di un ostacolo, oggi è impensabile che possa chiamare l'elicottero perché il tempo che arriva l'elicottero dal primo reparto quello più vicino, la rissa è già degenerata. Tira fuori il drone dal bagagliaio della macchina e lo manda a vedere cosa c'è di là. Questo sarà un nuovo, cioè l'attività di supporto aereo fornita dal drone si configura come una nuova attività operativa che prima non esisteva. Noi il nostro intervento lo diamo con decollo in 3 minuti dal momento della chiamata più il tempo di intervento sul posto. Cioè, in certi casi sono veramente un tempo troppo lungo. Vi dicevo, il motivo principale per cui siamo qui, naturalmente perché la Polizia di Stato, come tutte le forze di polizia, si occupa della sicurezza. Sicurezza in che termini? Noi in italiano ovviamente usiamo un solo termine, in inglese ce ne sono almeno due, che sono safety e security. La safety è un problema che è già stato accennato dal dottor Torre, c'è un problema di sicurezza in quanto safety dei droni in questo momento. Basta aprire qualsiasi forum che parla di droni e si vede che i problemi di sicurezza ci sono. Nel momento esatto in cui io sto parlando ora, là fuori c'è una mia macchina che sta intervenendo in Piazza Signoria, dove c'è magari il fotografo e sta facendo volare un drone senza avere minima cognizione di quello che sta facendo, perché altrimenti lo saprebbe, non dovrebbe volare, che è un'operazione critica a tutti gli effetti. E esattamente ora sta succedendo questo, in tutta Italia. E riconoscerlo, come dire, è una cosa sbagliata. Noi lo sappiamo, sta succedendo e dobbiamo dare risposte a questo. Questo è un problema sia di safety, perché naturalmente sotto quel drone ci sono delle persone, ma potrebbe anche essere un problema di security. Io mi devo porre il problema come poliziotto, mi devo porre il problema del perché quel drone è lì e che qual è la sua intenzione, perché domani, cioè perché quel drone potrebbe avere intenzioni non buone, voglio usare un termine. Poi naturalmente nell'ambito dell'illecito io ci metto tutto, ci metto dal semplice, il dottor Comella ha già detto, cioè il drone va a spiare la vicina di casa oppure la propria moglie oppure fa spionaggio industriale. Beh, insomma, questi sono comunque degli illeciti penali amministrativi, come dire,
qualcuno di voi potrebbe dire che non ammazzano nessuno. Beh, però ad esempio il drone che viene fatto volare per andare a fare una su un carcere di massima sicurezza per vedere di individuare quali sono le zone per poter poi aprire una falla, oppure addirittura il dottor Torre parlava della possibilità di trasportare la posta. Pensiamo alla possibilità di trasportare sostanze pericolose, una busta di antrace mandata al posto giusto con un drone di poche decine di grammi potrebbe essere veramente un'arma letale. Noi ce lo dobbiamo porre questo problema. Ci dobbiamo porre il problema che i droni devono essere considerati una fonte di rischio dal punto di vista della sicurezza. Per ovviare a questo, per studiare il fenomeno, la Polizia di Stato ha pensato di mettere insieme un gruppo di persone per cercare di studiare il fenomeno. E ci stiamo lavorando già da tempo. Che cosa è emerso dai primi lavori che abbiamo fatto? Uno, ve l'ho già detto, è il fatto che c'è un problema di sicurezza, di safety. Ora, avete capito che ENAV ovviamente ha affrontato il problema della safety soprattutto per quanto riguarda la navigazione aerea, e sicuramente conoscendo l'altissima qualità di ENAV lo risolverà in maniera egregia. ENAC ha contezza anche della sicurezza delle persone, ma è evidente leggendo il regolamento che è comunque particolarmente interessato alla sicurezza della navigazione aerea. Il lavoro sporco, quello come dire che riguarda la sicurezza, la safety di tutti, tocca a noi, tocca alle forze di polizia. Io ora non vorrei evitare parlarvi un po' del perché ci sono problemi di safety. Potremmo parlare, qui già sono state accennate, il fatto che oggi i droni non rispettano gli standard di sicurezza che l'ICAO richiede. Questo è verissimo. Cioè, in altre parole, il livello di pericolosità di questi droni è comunque al di sotto del livello di rischio accettabile, che è invece ormai standard per gli aeromobili. Attenzione, io potrei dire, visto che volo sugli elicotteri, nessun aeromobile è esente dal rischio, ovviamente il rischio zero non esiste. Questo ci insegna che il rischio bisogna gestirlo. Ecco perché l'ingegner Cifaldi parla dell'attività di risk assessment, di gestione del rischio, perché è una parte importante anche per i piccoli utilizzatori, operatori di droni. Quello che io dirò alla fine del mio intervento è chiedere a tutti un salto di qualità. Anche i piccoli utilizzatori dovranno entrare un po' nella mentalità aeronautica, dovranno cominciare a pensare in termini di gestione del rischio. Qualcuno di voi sicuramente già lo fa in maniera egregia. Bene, questo dovrà essere un salto generazionale, un salto culturale, dovranno farlo tutti, perché non ci scordiamo che questi apparecchi sono apparecchi che volano sulla testa della gente. Noi fino a qualche anno fa abbiamo, per fortuna ora si sente meno, ma abbiamo avuto il problema del lancio dei sassi in autostrada. Stavamo parlando di ragazzetti che lanciavano sassi da 2 kg in autostrada. Noi ora stiamo parlando di aggeggi che volano e pesano anche 15 kg. E se andate qui fuori, la media del peso è dagli 8 ai 12 kg, più o meno. L'energia cinetica di cui si caricano durante una discesa non controllata è enorme. Qui il dottor Cifaldi sta, come dire, immagino le difficoltà che il ENAC abbia per cercare di capire qual è l'impatto dell'energia cinetica di un apparecchio di 2 kg, figuriamoci quale sarà l'impatto di uno di 12 kg con una telecamera messa sotto. È evidente che bisogna, se non, come diceva il dottor Torre, se non riusciamo ad alzare il livello di affidabilità di questi apparecchi, dobbiamo comunque mettere in campo tutta una serie di attività cautele di altissimo livello professionale,
come l'analisi e gestione del rischio, come la dotazione di questi apparecchi, di sistemi di mitigazione degli effetti, eccetera, eccetera. Lo dobbiamo fare, perché altrimenti noi dovremmo continuare a considerare questo fenomeno un fenomeno pericoloso. Io naturalmente voglio cercare di lasciare poi spazio alle domande. Sto tagliando un sacco delle cose, mi sarebbe piaciuto dirvi. Veniamo un po' a una cosa che probabilmente forse a voi interesserà. Una forza di polizia ha fra i suoi compiti istituzionali quelli di prevenire e reprimere i reati e illeciti amministrativi. Ora, sappiate che il 90% della nostra attività è attività di prevenzione. Noi non abbiamo nessun interesse a fare i cattivi, andare a fare le multe, a fare le sanzioni. Non abbiamo nessun interesse. Il 90% della nostra attività, dell'attività della pubblica sicurezza, dei carabinieri, di tutti quanti naturalmente, è quella di fare prevenzione, cioè di evitare che l'evento, il pericolo ci sia. Però purtroppo capita che a un certo punto interveniamo e l'evento, l'illecito penale o amministrativo, è già stato fatto e quindi noi siamo tenuti ad intervenire e ad applicare le sanzioni. Voi sapete che in Italia vige il principio del fatto che l'azione penale è obbligatoria. Noi non possiamo scegliere di non procedere. Questo dovrebbe essere chiaro. Non è che siamo qui perché ci piace, sanzioniamo perché ci piace sanzionare. Siamo obbligati a farlo. È la regola di civile convivenza. Te sbagli e io devo intervenire. La repressione sull'argomento dei droni è un argomento spinoso. Una delle cose con le quali ci siamo confrontati appena abbiamo cominciato a studiare il fenomeno è il fatto che le sanzioni applicate al mondo dei droni sono veramente molto importanti. Lo dico. Voglio essere, sperare che non ci siano fraintendimenti. È un problema che non dipende da noi, non dipende da ENAC, perché ENAC, come ente regolatore, ha emesso un regolamento, cioè può emettere norme secondarie, ma è comunque soggetto alle norme primarie dello Stato e alle norme internazionali. Il principio della riserva di legge, che è un principio costituzionale, contenuto anche nella Costituzione, nel Codice Penale, nella legge sulla depenalizzazione, dice che nessuna legge secondaria può contenere illeciti penali e amministrativi. Quindi, nel momento in cui è stato emanato il regolamento e il Codice della Navigazione dice che è una legge primaria dello Stato, il codice della navigazione è la legge fondamentale dello Stato sulla navigazione. Il codice della navigazione dice che i droni sono da considerare a tutti gli aspetti aeromobili. Se il regolamento non può contenere sanzioni, ergo le sanzioni da applicare sono quelle del codice della navigazione. Il problema è che il codice della navigazione prevede norme pesanti, perché le prevede per il 747 che non rispetta le norme della navigazione. E questo purtroppo è un dato che dobbiamo affrontare serenamente in questo momento. Vi dico che non vi posso dire di più attualmente, ma noi, ingegner Cifaldi sa bene, stiamo lavorando insieme ad ENAC per cercare di trovare al più presto una soluzione a questo problema. Perché siamo i primi ad essere coscienti del fatto che le sanzioni attualmente in vigore, e ci sono, lo ripeto, perché se andate sui forum si legge, ma insomma questi si sono inventati, non ci siamo inventati niente, le sanzioni esistono, ci sono. Purtroppo, dico anche ci sono, perché è imbarazzante anche per me, perché se oggi a me mi chiama la macchina, che è quella famosa macchina in piazza Signoria a Firenze, e mi dice guarda qui c'è uno, un drone di 12 lire, sta facendo riprese sulla folla, cioè io non mi posso esimere da intervenire e da applicare delle sanzioni pesantissime a questa persona. Come faccio? Non lo posso fare, altrimenti dovrei cambiare mestiere, dovrei fare qualche altra cosa.
ci siamo attivati, stiamo lavorando perché questo problema sia al più presto superato. Ora, purtroppo, vi devo dire, al più presto, voi sapete, i tempi delle pubbliche amministrazioni sono quelli che conosciamo. Al più presto vuol dire ci vuole il lavoro, ci vuole un po' di pazienza, ma credo, auspico, che questo problema sia risolto. La disponibilità delle forze di polizia, della Polizia di Stato c'è, la disponibilità di ENAC naturalmente è totale, per cui ci lavoreremo, ci stiamo già lavorando. C'è un'altra parte che probabilmente non vi piacerà, ed è questa. Vi ho detto prima che il 90% delle attività che fa una moderna forza di polizia è attività di prevenzione. Noi dobbiamo prevenire gli atti illeciti. Per prevenire gli atti illeciti noi dobbiamo avere le informazioni. Quando sentite parlare di attività di intelligence, se la sono inventata io prima di fare il poliziotto, per 6 anni ho lavorato ad una Digos, quindi, come dire, ho fatto attività di intelligence per 6 anni, allora noi non la chiamavamo attività di intelligence, la chiamavamo attività informativa. Noi raccoglievamo informazioni, perché attraverso l'acquisizione di informazioni possiamo fare un'adeguata attività di prevenzione. No, poi chiediamoci, ve lo ripeto, l'attività di prevenzione vuol dire tutelare la sicurezza di sua figlia, di suo figlio, di sua moglie, la sua. L'attività è orientata a dare sicurezza a tutti i cittadini, quelli interessati al volo dei sabre e quelli invece del volo dei sabre non ne sanno niente. Abbiamo detto che i sabre potrebbero anche essere usati per attività illecite, ma anche se sono usati solamente per attività lecite, potrebbero esserci delle condizioni in cui non è opportuno farli volare. Vi faccio un esempio. Se io, e voi non lo potete sapere, che in via Roma numero 3 a Milano, ad Assago, ci sta un collaboratore di giustizia in incognito, voi non lo potete sapere, ma io lo so, non ci sta, come dire, prendetela, non so meno se ci sta via Roma, Assago, comunque, voi non lo potete sapere, ma io devo sapere, ad esempio, se per caso, per domani, è programmato un volo di un drone in quella zona. Perché io ho interesse a saperlo, perché a me mi va bene tutto, se ENAC autorizza il volo critico, il volo in area critica in Piazza Duomo a Firenze, perché il drone e tutti gli operatori hanno l'idoneità a farlo. ENAC autorizza naturalmente la parte di sua competenza, ma io devo sapere se non ci sono altri tipi di problemi di sicurezza di tutela dell'ordine pubblico in Piazza Duomo a Firenze quel giorno. Ad esempio, quel giorno il drone che c'ha magari porta sotto uno striscione che inneggia ad una parte politica, magari vuole essere fatto volare in concomitanza di una manifestazione della parte politica avversaria. Questo per noi è pane quotidiano. Quando, come dire, dobbiamo tenere separati due schieramenti durante i cortei, per noi è pane quotidiano. Noi questa cosa qui la dobbiamo sapere, in qualche maniera la dobbiamo sapere. Sappiate che attualmente è già in vigore una norma che prevede l'obbligo per tutti gli aeromobili di comunicare la propria attività di atterraggio su un'area occasionale. Esiste, non la applica nessuno. La norma è la norma che ha previsto la liberalizzazione delle aree di atterraggio. È una norma che dice che tutti gli aeromobili possono atterrare, perché il codice della navigazione è del 42, il codice della navigazione dice che gli aeromobili potevano atterrare solamente sugli aeroporti e le aree designate. Bene, questa norma nel 53 ha detto no, gli aeromobili, se l'area è idonea a giudizio del pilota, possono atterrare dovunque, però devono rispettare alcuni paletti. Questi paletti sono stati modificati nel corso degli anni da diversi decreti ministeriali, l'ultimo dei quali è del 2006, e ve la faccio breve. Qualsiasi aeromobile che deve operare atterrando in area diversa da un aeroporto,
eliporto, eccetera, eccetera, deve aprire un eli o aviosuperficie occasionale. Quali sono i requisiti? L'autorizzazione del proprietario del terreno, se il terreno è privato, l'autorizzazione dell'ente di gestione dell'area, se l'area è pubblica, la comunicazione all'autorità aeronautica, ad ENAC, nella figura del direttore di circoscrizione aeroportuale, che ora presto, da quello che so, diventeranno sempre meno, e la comunicazione all'autorità DPS, che è l'autorità DPS, è il questore nelle città capoluogo di provincia, è il dirigente del commissariato nelle altre città dove non è presente il questore, e il sindaco in tutto il resto dei casi. Questo, per esempio, lo sa bene chi vola con gli ultraleggeri, con apparecchi per volo da deporto sportivo, perché per loro è normale, solo che normalmente la comunicazione la mandano ai carabinieri invece al sindaco, perché i carabinieri non sono autorità DPS, il sindaco è autorità DPS laddove non ci sia il dirigente del commissariato o il questore. Questo, attenzione, lo sottolineo anche per chi sta scrivendo appunti, lo vorrei sottolineare molto bene, non si configura da un punto di vista giuridico come un'autorizzazione di polizia, non lo è un'autorizzazione di polizia, non si chiede il permesso di volare, si informa semplicemente l'autorità che noi abbiamo intenzione di fare questa attività. L'autorità ne prenderà atto e dirà: bene, io ne sono a conoscenza. Dopodiché, se voglia di mandarci una macchina per controllare che sia tutto a posto, ce la mando. Normalmente io, autorità DPS, non avrò nessun problema a farvi svolgere l'attività, perché credo che sia abbastanza chiaro, noi siamo ben coscienti dell'importanza che questo fenomeno ha da un punto di vista sociale e soprattutto economico. La Polizia di Stato non ha nessuna intenzione di mettere bastoni fra le ruote a nessuno, anzi, saremo i primi a dotarci di droni, quindi, come dire, saremo i primi a dover rispettare le regole che sono imposte a voi. Anzi, la Polizia di Stato, se a voi viene richiesto un livello X, noi dovremo rispettare un livello X più 2, perché naturalmente come Stato dovremmo essere ancora più sicuri di voi, dovremmo mettere sul campo ancora più risorse per garantire la sicurezza. Naturalmente, in quei casi che ritengo tranquillamente di poter dire rarissimi, in cui l'autorità DPS riterrà opportuno evitare quel volo, potrà chiedere di spostarlo nel tempo, ad esempio, o spostarlo nel luogo, oppure, nei casi peggiori, anche eventualmente vietarlo, per naturalmente comprovati motivi di ordine di sicurezza pubblica. Però questo è importante che sia sottolineato, il fatto che comunque la norma esiste già ed è applicabile. Io direi che potrei anche chiudere con due cenni a due problemi che sono dal nostro punto di vista abbastanza importanti, che il regolamento attualmente non risolve. Stiamo anche in questo caso lavorando con ENAC per cercare di dare una risposta anche a questo problema. Il primo problema è l'attività indoor. Voi sapete che il regolamento non si occupa non regola l'attività indoor dei SUP. Voi immaginatevi uno di questi apparecchi di 12 kg che fa le riprese all'interno di un palazzetto dello sport. È evidente che dal nostro punto di vista, dal punto di vista sia di security che di safety, il problema invece esiste. È evidente che non ci sarà in quel caso un problema di sicurezza della navigazione aerea, perché stiamo all'interno di uno spazio chiuso, a meno che non ci sia un finestrone aperto, il SAP non potrà mai andare a interferire con un traffico convenzionale all'esterno, ma i problemi di sicurezza all'interno ci saranno. Quindi, comunque sia, questo è un problema che dovremo affrontare. L'altro problema che dovremo affrontare, e qui, come dire, mi interrompo, è quello operativo di pratica
di distinzione sul campo fra Sapr e Aeromodelli. Non sarà facile per noi, per la nostra pattuglia, arrivare in Piazza Duomo a Firenze e decidere se quell'apparecchio e quella persona stanno pilotando un aeromodello, perché loro dichiareranno sempre di essere aeromodelli, oppure un Sapr, perché naturalmente questo, come capite bene, c'è una enorme differenza anche dal punto di vista procedurale e sanzionatorio. Siccome non ci possiamo tutte le volte trovare a dover discutere sul sesso degli angeli, dovrà essere trovato sicuramente la via per una definizione chiara ed univoca del chi sta facendo cosa è questo, chi sta facendo cosa è quest'altro, altrimenti noi ci troveremo sempre in imbarazzo. Anche su questo stiamo lavorando con ENAC, che ci ha dato la massima disponibilità, e come dire, il regolamento, come ama dire l'ingegner Cifaldi, il regolamento è dinamico, è in continua evoluzione. Io immagino, auspico che ci sia una soluzione a breve anche a questo. Quello è veramente, poi mi taccio, un invito a tutti di nuovo è quello, soprattutto in questo momento, vigenti le attuali sanzioni, è quello di fare la massima attenzione e di rispettare le regole, perché purtroppo altrimenti diventa imbarazzante per noi.